Buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono Mauro Gliotti di Mauro e oggi in compagnia dei nostri due cani, Kiba, eccolo qua, Ruben. Ho il motocarro in questa posizione perché per via di Ruben, che ormai è vecchio e non cammina più come prima, sono venuto in avamposto finché la strada me lo permetteva, chiaramente. Poi da qua partiamo per il sentiero, adesso siamo diretti in questo posto, a Eriche di Folletto. Facciamo un sentiero di Eriche di Folletto partendo da qua. Si potrebbe già salire da questa parte, ma è molto molto ripida, mentre invece noi, proprio per via anche di Ruben, è mia, perché anch'io non è che arrampico più come una volta, andiamo da questa parte, ci avviamo. Il percorso sarà piuttosto impegnativo, ma non troppo. Noi ci troviamo in questo punto, ora facciamo il giro così, arriviamo a Chepoli, poi torniamo indietro. Quindi il giro a senso inverso di quello che faccio normalmente, perché voglio ritrovarmi a Chepoli, quindi a Parco Chepoli, dopo che, dove abbiamo registrato per capirci il video della casetta venduta, dopo aver fatto però il giro di Eriche. Normalmente se invece andiamo da quella parte lì, si arriva prima a Chepoli, poi si fa il giro sopra di Eriche e si torna qua. Io ho lasciato il mezzo in questo punto strategico perché oggi, in qualsiasi modo, sia che faccio il giro da una parte, sia che lo facevo dall'altra, arrivavo sempre al mezzo. Quindi partiamo da questa parte, che è la più impegnativa, visto in senso antiorario la più impegnativa, perché è più salita da questa parte. Però una volta giunti in vetta, arriviamo all'imbocco del sentiero di Eriche il Folletto, dopodiché da lì si fa tutto il percorso di Eriche, che vi filmerò. E poi riscendiamo verso da quest'altra strada, riprendiamo il motocarro e andiamo a casa. Ora saranno, spero, delle riprese per voi piacevoli. Buona visione del video, ciao! Manifesto per la semplicità volontaria. Essere felici per cambiare il mondo. La felicità. La felicità, per sua stessa natura, non è uno stato permanente. È limitata ai momenti di serenità, quiete, esaltazione, appagamento, amore e compassione, i quali sono inevitabilmente alternati a difficoltà, fallimenti, perdite, dolori e odio. L'individuo non può essere perennemente felice, ma può onorare la sua esistenza, colmandola di significato, adoperandosi in ogni momento e in ogni contesto per ricercarla attraverso tutti i mezzi che ha a disposizione. L'individuo non è soddisfatto della propria esistenza, nonostante viva in modo agiato.
Per comprenderlo è sufficiente pensare alla nostra giornata per realizzare che si concretizza quasi esclusivamente in una sequenza di obblighi e problemi dei quali vorremmo liberarci. È quindi straordinariamente semplice realizzare che questo è il motivo per il quale, nel proprio cuore, ogni persona sente un profondo senso di infelicità. Si tratta della condizione che rende insensata l'esistenza dell'individuo. Dunque, è necessario un profondo cambiamento nella propria quotidianità per riscoprire la vera forma di felicità, ma non vi può essere nulla di simile fin tanto che non vi è libertà. La libertà. La libertà è la condizione necessaria e rinunciabile per il raggiungimento della felicità. Privare una persona della libertà significa impedirle di essere felice e quindi togliere significato alla sua esistenza. Nel sistema, ogni forma di libertà è minata dallo stile di vita che siamo obbligati ad adottare e dai dogmi che dobbiamo rispettare. Per questo motivo è necessaria, prima di ogni azione, la profonda comprensione delle dinamiche che governano il sistema.
La libertà. La libertà è la condizione necessaria e rinunciabile per il raggiungimento della felicità. Privare una persona della libertà significa impedirle di essere felice e quindi togliere significato alla sua esistenza. Nel sistema, ogni forma di libertà è minata dallo stile di vita che siamo obbligati ad adottare e dai dogmi che dobbiamo rispettare. Per questo motivo è necessaria, prima di ogni azione, la profonda comprensione delle dinamiche che governano il sistema. Buongiorno amici, spero che questo giro fino a qua adesso vi sia piaciuto. Tra poco arriviamo alla meta del Parco Chepoli e quindi vedete, adesso abbiamo questa bella discesa, manca poco comunque all'arrivo qui del percorso. Quando siamo da qua siamo giunti a Chepoli e a quel punto farò la pausa. Poi se volete facciamo quattro chiacchiere, non è obbligatorio. Io mi auguro che questi video di questa nuova serie con il racconto della semplicità volontaria vi aiutino veramente a riflettere e a entrare in simbiosi con quello che io trasmetto, perché come faccio sempre notare, quasi sempre notare all'interno dei miei video, il mio non è un canale di tutorial, non è un canale di gente che ha fretta, ma è un canale di una persona che ha deciso di vivere in un modo diverso e soprattutto cerca di spiegare
agli altri che una possibilità c'è, un'alternativa c'è, che è quella veramente di vivere in maniera semplice, e alla base della semplicità volontaria sta poi dopo proprio la nostra libertà, e quindi nel momento in cui noi riusciamo ad applicarla in quasi tutte le sue tra virgolette regole, perché non ci sono delle regole, ma sono solo dei consigli che diamo, a quel punto dovreste riuscire in ogni caso a impossessarvi almeno di una parte della vostra vita e riavere indietro quello che ci hanno veramente rubato. Detto questo, torno a farvi questa inquadratura finale adesso di questa discesa, poi spengo la fotocamera e arrivo al parco, come detto. Una volta che siamo nel parco facciamo delle riprese finali lì del pezzetto, più un pezzetto di strada che ci porta dopo al motocarro nuovamente. Successivamente, diciamo che in altri giorni farò sempre lo stesso giro, facendo degli anelli nuovi che abbiamo visto magari nella prima inquadratura del tabellone. Ci sono comunque altri percorsi e ho intenzione di andare a esplorarli tutti, che siano meno difficoltosi, proprio perché voglio coinvolgervi e farvi passare questi minuti di pace, di tranquillità, di serenità. Thank you.
Eccoci qua. Buongiorno amici. Faccio la tappa. Mi faccio una bella tappa qui al parco. Se c'è una cosa che è bella, ma bella veramente, ve lo assicuro, è sentire il canto di questi uccellini. E come dico sempre io, è ascoltare la natura, ascoltare il silenzio. Ho fatto un ragionamento, mio amico Piero, ieri, pochi giorni fa, se non sbaglio, sul nostro gruppo, ed è stato molto interessante leggere il suo intervento, perché avevamo parlato proprio di questa cosa, del silenzio, della pace, di questa sensazione unica. E in analisi così tra di noi abbiamo chiacchierato e forse abbiamo trovato il problema, nel senso che abbiamo capito che secondo me e secondo lui soprattutto la gente ha paura del silenzio, deve produrre i rumori perché nasconde un qualcosa che inconsciamente li opprime. E quindi vivere in queste città caotiche all'interno di cose che fanno solo caos e invece trovarsi in un ambiente del genere e poter stare in silenzio e ascoltare quello che ci circonda ci porterebbe a un livello tale di consapevolezza che noi dovremmo far parte di questo sistema, di questa cosa che funziona così. Mentre invece siamo usciti, abbiamo fatto tutto il contrario di tutto e quindi abbiamo iniziato a fare danni, a produrre inquinamento, a produrre danni, veramente danni che portano veramente alla distruzione, all'autodistruzione. Siamo in una fase di autodistruzione. Non lo vogliamo capire, perché naturalmente dall'altra parte c'è qualcuno che ci fa pensare che chi ragiona come me è pazzo. E chi invece sta a cavallo dell'onda e corre con la macchina sempre più bella e sempre più veloce, con la villetta sempre più bella e sempre più protetta da telecamere, da luci notturne, adesso addirittura dentro nelle mazzette delle porte, nelle finestre, nelle spallette delle porte, delle finestre mettono dei rilevatori, se vi entra il ladro in casa a rubarvi tutto quello che avete accumulato da una vita, lavorando come schiavi, ma è assurdo. Tutto questo è assurdo. Voi lo sapete che io per esempio vivo in una casa, e ve lo possono confermare le mie figlie, dove non chiudiamo il portone da quasi 12 anni, non abbiamo mai chiuso il portone a chiave. Beh, io ho i cani, quello che vuoi, d'accordo, ma sono entrati anche i corrieri con i cani a consegnarmi la roba senza neanche bussare. Non dobbiamo proteggere i beni, amici, dobbiamo proteggere noi stessi. E adesso è arrivato veramente il momento di proteggere noi stessi, di riprenderci il nostro tempo, di capire che il tempo scorre e non torna più indietro purtroppo. E quindi se, come dico sempre anche in casa, il lavoro che fai ti piace, continua a farlo. Se ti dà soddisfazione, continua a farlo. Non dico che tutti quanti dobbiamo rimanere a casa, tutti quanti lasciar perdere. Io dico, viviamo tutti in modo semplice, applicando la semplicità volontaria nei vari punti, in quelli che ci piacciono di più, in quelli che riusciamo prima piuttosto che di altri, e costringiamo il sistema a cambiare, a plasmarsi, perché se noi non siamo dei perfetti consumatori, loro non possono continuare a produrre porcheria all'infinito, perché i magazzini prima o poi si riempiono. Ecco quello che volevo dirvi. Io adesso non vado più avanti a parlare, a chiacchierare, perché sono argomenti che mi piacciono. Poi io, conoscendomi, chi conosce molto bene Mauro degli Orti di Mauro, nonché il trovo andato di testa, sa che dopo mi partono le valvole, dico parolacce o cose del genere, perché comunque non sono così mansueto come
come do a vedere spesso, perché effettivamente sono una persona che vive in un sistema che è marcio. Ho fatto l'imprenditore in questo sistema marcio, quindi ho un bel trascorso alle spalle, ve lo assicuro. Questo perché tutte le chiacchiere si sentono ogni tanto vanno anche messe a tacere. In ogni caso, la cosa bella è riprendersi il tempo, veramente. Oggi è lunedì mattina, l'80% delle persone che si conosco sono chiuse in uno stabilimento e stanno facendo qualcosa che non avrebbero mai voluto fare. Io mi sono preso 2 ore con i cani e sono andato a passeggio. Non voglio per questo dirvi che non ho difficoltà o che magari vivo come di rendita o come uno scià di Persia, cioè qui il problema è un altro. Applichiamo la semplicità volontaria e ci rendiamo conto che di tutto quello che abbiamo, di tutto quello che produciamo, la metà, e forse più della metà, è inutile. È perfettamente inutile se non dannoso. Quindi amici, io adesso mi bevo un altro sorso di caffè, vi saluto, i miei cani sono felici, io sono felice di essere riuscito a portare Ruben in questo giro perché non era impegnativo e veramente per me lui aveva bisogno di uscire perché gli manca questa cosa di stare con me. Sapete che lui ha la casetta, poi dopo che è stato successo quel casino non è più entrato neanche quando andavo a smontare. Io ho inventato una scusa dicendo che non lo portavo perché mi dava fastidio sul cassone e non riuscivo a caricare abbastanza roba, figuratevi se non trovavo un angolino anche per lui. Kiba stava in gabina e lui stava di dietro, oppure riuscivo a farlo stare in gabina e glielo insegnavo. Il problema è un altro, il problema è che ho capito che anche Ruben stava male. È quasi passato un anno, al momento di questa registrazione è quasi passato un anno, manca una settimana. Sono felice di essermi alla fine liberato di quel problema, ogni tanto mi viene in mente chiaramente e non posso dirvi che non mi fa male, però ho dei nuovi progetti, ho qualcosa di bello in testa e più spingo in quella direzione più sono sicuro che prima arriverà, prima possibile, perché le cose quando le vogliamo le otteniamo, volere e potere dicono, giusto? Adesso devo stare attento anche con le frasi finali, perché poi magari salta fuori qualcosa che dico che storicamente non si colloca da una parte o dall'altra. Ecco, io non so né da una parte né dall'altra. Io vivo così, libero. Libero di dire quello che penso, libero di fare quello che voglio. Rispettando la natura, rispettando anche il prossimo. Per cui, se qualche volta mi sentite mandare al diavolo qualcuno, è perché probabilmente ci stava anche quello. Questo è Mauro degli Orti di Mauro, che a qualcuno piace, a qualcuno no. L'importante è che piace a me, che io vivo, sto vivendo, quindi vi voglio trasmettere questa vita, voglio trasmettervi questo segnale. Viviamo in pace e impossessiamoci di nuovo del nostro tempo. Io vi lascio, vi saluto e vi ringrazio. Un bacio a tutti come sempre, mi bevo ancora un goccio di caffè e poi vado. Devo andare a recuperare il motocarro.
siamo quasi. Eccoci qua. Kiba naturalmente ha vinto come sempre. Vediamo dov'è Rubè. Dai patato, ce l'hai fatta. Dai amore mio che ce l'hai fatta. Vai, arriva trionfante al motocarro. Guardate come ha aumentato il passo quando ha visto il motocarro. Fantastico. È un cane fantastico. Amici, vi saluto e vi ringrazio. Grazie se mi avete seguito il video fino alla fine. Non facciamo un gioco della parola d'ordine. Però se volete farlo, diciamo che oggi la parola d'ordine per dirmi che avete visto tutto il video è Ruben. Dai. Eccoci. Tempo che li carico. Non è che li carico, saltano su da soli. Qui era il punto dove siamo partiti. Ciao a tutti, grazie.